In Pietro, che prende per mano il paralitico, lo solleva e lo guarisce, appare il volto di una chiesa senza frontiere che si sente madre di tutti, che sa prendere per mano e sollevare, non condannare. Il Papa spiega che l'arte dell'accompagnamento si caratterizza per la delicatezza con cui ci si accosta all'altro, con uno sguardo rispettoso e pieno di compassione, ma che nel medesimo tempo sani, liberi e incoraggi a maturare nella vita cristiana. Così fanno gli apostoli con lo storpio. In questa circostanza stabiliscono una relazione con lui e questo, dice il Papa, è il modo in cui Dio ama manifestarsi. Nella relazione, sempre nel dialogo, sempre nelle apparizioni, sempre con l'ispirazione del cuore, sono relazioni di Dio con noi, attraverso un incontro reale tra le persone che può accadere solo nell'amore. Francesco ricorda poi che il Tempio era anche un luogo di scambi economici e finanziari e che contro questo utilizzo si erano scagliati sia Gesù che i profeti. Ma quante volte io penso a questo? Quando vedo qualche parrocchia che si pensa che è più importante, sono più importanti i soldi che i sacramenti, per favore. Chiesa povera, chiediamo al Signore quello. Pietro e Giovanni, conclude il Papa, ci insegnano a non confidare nei mezzi, che pure sono utili, ma nella vera ricchezza che è la relazione con Cristo. La domanda finale, dunque, che Francesco rivolge a tutti è: qual è la nostra ricchezza e con che cosa possiamo rendere ricchi gli altri? Non dimentichiamo la mano tesa sempre per aiutare a alzarsi l'altro. È la mano di Gesù che, tramite la nostra mano, aiuta a alzarsi gli altri.